Ci sono persone che collezionano automobili, automobili che sono a tutti gli effetti opere d'arte per i valori tecnici e la storia che rappresentano, ma soprattutto perché sono una testimonianza del genio dell'uomo di epoche diverse. Quindi ci sono le persone che queste automobili le hanno volute, concepite e rese possibili, persone che diventano personaggi e che riescono a determinare il concetto di automobile anche dopo la loro scomparsa. I personaggi non sono molti e fra gli italiani ce n'è solo uno conosciuto e celebrato in tutto il mondo, insieme alle auto che portano il suo nome. Dunque parliamo di uno dei padri fondatori dell'automobile, Enzo Ferrari. La sua storia è complessa, avvincente e poco conosciuta, perché di Ferrari si sa solo quello che lui stesso ha voluto rendere pubblico, cioè pochissimo. Senz'altro è un personaggio straordinario, straordinario, molto complesso. Se posso prendere una sua frase che in realtà riferì a Carlos Reutemann, una vita tormentata e tormentosa, forse più tormentata che non tormentosa. Ferrari passava per un personaggio difficile, facile certamente non lo era, però la vita che Ferrari ha vissuto è stata molto tormentata a livello familiare, a livello chiaramente aziendale, parliamo chiaramente anche di tutti gli incidenti di cui furono vittima prima i suoi compagni di squadra quando correva e poi i suoi piloti già ai tempi della scuderia negli anni 30 e poi chiaramente da quando la Ferrari è stata fondata e la Formula 1 e tutto il resto. Un uomo senz'altro enigmatico, un uomo che godeva nel rimanere all'interno di questo enigma proprio perché aveva capito che meno di lui lasciava che si conoscesse e più chiaramente cresceva il mistero attorno non solo a lui chiaramente, ma alle sue automobili. Io penso che la figura di Ferrari sia una figura ancora più a tutto tondo di quanto in realtà non venga di solito raccontato. Cioè, banalmente viene detto che Ferrari era un uomo con un grande pelo sullo stomaco. E ci credo, la maggior parte dei dirigenti d'azienda che creano un'azienda da nulla, Steve Jobs un altro di questi, chiaramente deve avere un modo di fare manageriale che certe volte deve portarti a prendere determinate decisioni. Però il Ferrari che ho trovato nelle mie ricerche e quindi il Ferrari che prende forma nel mio libro è un Ferrari senz'altro più fragile di quanto non gli venga riconosciuto, è un Ferrari che spesso ha questa enorme tenacia che volgarmente viene scambiata per arroganza, ma in realtà è una tenacia, è la voglia di riuscire ad arrivare e gli ostacoli sono stati tanti per Ferrari, soprattutto all'inizio, ma non solo all'inizio. Ferrari ha la fortuna e il vantaggio di essere uno dei pionieri dell'automobile, cioè nasce nel momento giusto e chiaramente diventa il personaggio che è diventato facendo tanto e riuscendo anche a plasmare la propria vita e comunque anche l'immagine di se stesso che è sempre andato costruendo in una maniera molto sapiente. Basti pensare, prima ancora di arrivare alla realizzazione delle automobili per le quali oggi è noto, tanto quelle stradali quanto quelle sportive, basti pensare al fatto che quando lui nel 1929 fonda la scuderia Ferrari, di un'organizzazione così si sa ancora poco, cioè di fatto così non ce ne sono state, c'è stato qualche tentativo a livello di squadre organizzate che già si chiamavano scuderia, ma lui riesce a dare una dimensione completamente diversa a questo ruolo. E poi c'è anche il fatto che chiaramente la Ferrari oggi è probabilmente l'azienda più nota al mondo, il marchio del cavallino rampante, quindi il cavallino della Ferrari è il logo più famoso al mondo e dietro a questa azienda di oggi di successo c'è un uomo di successo che è Enzo Ferrari, che è ancora molto presente chiaramente nella storia, nella filosofia dell'azienda. Io penso che un parallelismo tra Steve Jobs e Enzo Ferrari sia più che attuale. Senz'altro erano due persone di grande personalità che sapevano motivare gli altri. Vale a dire, c'è una frase bellissima di Ferrari nella quale lui si riconosceva, diceva io non, in fondo sono poco, non sono un ingegnere, non sono un tecnico, sono un agitatore di uomini e di idee. Che poi è un po' quello che ha fatto Steve Jobs, cioè riuscire a radunare attorno a sé determinati talenti, avere una visione, quindi guidarli lungo una certa strada, lasciarceli andare perché poi i tecnici sono loro, ma tenere sempre sotto controllo tutto e quindi riuscire a dare al mondo qualcosa di straordinario come è stata la Ferrari, l'azienda prima ancora che non le automobili o anche le vittorie in Formula 1, così come la Apple che di fatto ha rivoluzionato la vita di tutti noi.
E poi c'è il Ferrari costruttore, colui che ha creato il mito della Ferrari, l'azienda che costruisce le auto più desiderate del mondo, belle, bellissime e all'avanguardia oggi come allora. Beh, la nascita stessa di Ferrari come costruttore è molto molto interessante, nel senso che Enzo da ragazzo vuole fare il pilota, entra nell'orbita dell'Alfa Romeo, si convince di non avere questo grosso futuro come pilota, anche se in realtà poi Ferrari come pilota era molto meglio di quanto lui non abbia sempre raccontato, altra cosa che va contro un pochino le solite cose che si sanno di Ferrari. Entra nell'orbita dell'Alfa Romeo, nel 30 apre la scuderia Ferrari, ma la scuderia Ferrari è semplicemente un'anticipazione di quello che Ferrari vuole fare da grande. Mi spiego, a un certo punto nel 1935, quando i tedeschi, sovvenzionati in parte dalle casse del Reich, hanno mezzi economici che all'Alfa Romeo non possono assolutamente sognare, Ferrari si inventa a Modena la bimotore, cioè banalmente prende due motori di 8 cilindri della P2, li mette insieme e comincia a costruire vetture in proprio con l'Alfa Romeo consenziente. Stessa cosa succede tra la fine del 37 e il 38, quando la 158 Alfa Romeo, quella che poi nel 50 e nel 51 vincerà i primi due titoli mondiali con Farina, chiamandosi Alfetta, nasce in realtà a Modena ed è di fatto una Ferrari. Ferrari poi viene assorbito, perché nel frattempo i tempi sono cambiati, si fa liquidare dall'Alfa Romeo e poi, nonostante avesse una clausola per la quale non potevo costruire automobili da corsa e dare loro il proprio nome per 4 anni, aggira l'ostacolo, fonda l'Auto Avio Costruzioni, costruisce due vetture, una delle quali è custodita presso la collezione Righini vicino a Modena, che vende, perché non le affida, a questo punto è diventato costruttore, le vende, una la vende al marchese Lotario Machiavelli Rangoni, che è un nobiluomo del modenese, l'altra la vende ad Alberto Ascari, che sarà campione del mondo con Ferrari nel 52 e nel 53, ma che è il figlio di Antonio Ascari, che era stato compagno di squadra di Enzo in Alfa Romeo negli anni 20. E qui inizia la leggenda, e anche qui si può capire che tipo di personaggio straordinario fosse Ferrari. Ferrari ha una clausola con l'Alfa Romeo che gli vieta di costruire l'automobile a cui dare il suo nome. Non gli dà il suo nome, ma l'automobile c'è. Eppure Ferrari riesce a convincere l'Alfa Romeo che di fatto lui ha solo prestato la propria opera a due facoltosi clienti che gli hanno chiesto di assemblare qualche cosa. Ed è una cosa straordinaria, perché è la personalità di Ferrari che emerge. C'è una frase famosa di Ferrari che dice che la vettura più bella che ha progettato è la prossima. Di Ferrari era un uomo che era totalmente proiettato sempre verso il futuro, quindi ognuna delle sue vetture, che a partire dal 1951 furono sempre più insistentemente carrozzate da Pininfarina, quindi una più bella dell'altra, Ferrari non era mai contento, per lui la macchina più bella era sempre quella che doveva venire. E lui ha sempre avuto questo rapporto molto, molto personale con l'automobile, addirittura quando lui amava chiaramente l'automobile sin da ragazzino, e dice anche che se non è mai diventato un grande pilota perché lui aveva troppo rispetto per l'automobile, cioè non riusciva a maltrattarla come per esempio la potevano maltrattare Campari o Ascari o Varzi e Nuvolari, quindi ha sempre avuto un rapporto molto personale, molto intimo, è un po' come se fossero persone di famiglia in fin dei conti le automobili per Enzo Ferrari. Oggi le chiamiamo le rosse di Maranello, la cosa che va sottolineata, forse non tutti, soprattutto i ragazzi più giovani lo sanno, è che il rosso non è il colore della Ferrari, il rosso è il colore dell'Italia, il colore sportivo dell'Italia che corre, che venne assegnato dalla Federazione Internazionale agli inizi del secolo e poi chiaramente è diventato il colore della Ferrari, che di fatto è la nazionale da corsa italiana. Ma le Ferrari stradali non sarebbero quello che sono nell'immaginario collettivo, nelle prestazioni e nella tecnologia, se non esistesse la scuderia, cioè la squadra di Formula 1 più vincente della storia. Beh, oggi sulle monoposto di Formula 1 della Ferrari c'è il logo dell'Alfa Romeo, che è un bellissimo rimando al passato, è un ritorno al futuro rovesciato, perché la storia di Ferrari in realtà inizia alla corte dell'Alfa Romeo, quindi quando durante la scuderia Ferrari fa correre principalmente le Alfa Romeo del Portello. Poi anche quando Ferrari diventa costruttore, di fatto diventa costruttore in antitesi all'Alfa Romeo, eppure quando per la prima volta batte l'Alfa Romeo nel 51 dirà di essersi sentito come quella persona che ha ucciso
ucciso la propria madre. Il rapporto con l'Alf è sempre andato avanti. Tant'è che c'è un episodio delle ultime settimane di vita di Ferrari, del luglio dell'88. Ferrari oramai è confinato a letto nel proprio appartamento di Largo Garibaldi a Modena. C'è il Gran Premio d'Inghilterra, lo sta guardando con il figlio Piero. Dopo la partenza Ferrari, che oramai è debole, si assopisce. A un certo punto si sveglia, questo lo racconta il figlio Piero, e dice di soprassalto, chiede come stiamo andando. E nell'88 le Ferrari non andavano un gran bene, e la domanda successiva è stata: ma almeno le Alfa Romeo le abbiamo dietro? Le Alfa non correvano più in Formula 1 da diversi anni, eppure il primo pensiero di Ferrari, oramai sul letto di morte, andò ancora all'Alfa Romeo. Enzo Ferrari è ancora molto presente nella Formula 1 attuale, al di là chiaramente della presenza della scuderia Ferrari. È noto nell'ambiente che Bernie Ecclestone, che è il patron da tempo in membro della Formula 1 e che ha lavorato con Ferrari negli anni 70, negli anni 80, ha un'unica fotografia nel proprio studio a Londra, e questa è la fotografia in bianco e nero di Enzo Ferrari. Spesso quando guardo i Gran Premi di Formula 1 oggi con i miei figli, mi chiedo cosa penserebbe Enzo Ferrari della Formula 1 di oggi, del fatto che si vada a correre in Qatar o piuttosto che si corra a Singapore di notte, o che addirittura si corra ad Abu Dhabi, si parte al pomeriggio e si arriva la sera. E la prima risposta che mi do è che forse non gli piacerebbe. Poi invece mi correggo, perché sono convinto che invece gli piacerebbe tutto questo, perché questo è il futuro della Formula 1. Cioè, Ferrari è sempre stato un uomo comunque all'avanguardia, ha sempre guardato il futuro, non solo per le sue auto, ma anche è stato uno dei primi ad accettare a cercare le sponsorizzazioni in Formula 1. Bosch e Shell già negli anni 30, quando nessuno ancora aveva pensato una cosa del genere. Per cui direi che è antistorico pensare che Ferrari sarebbe contrario a un Gran Premio di Singapore corso con la luce artificiale. Io sono convinto che invece gli piacerebbe. Una delle caratteristiche di Enzo Ferrari è che spesso amava essere in lotta con il mondo. Cioè, sono tantissime le sue diatribe con la Federazione Italiana, con la Commissione Sportiva Italiana, con la Federazione Internazionale, con gli altri costruttori, con i costruttori inglesi che definiva garagisti. Ha sempre amato la polemica, non fine a se stessa e non perché fosse una prima donna, anche se di fatto poi Enzo Ferrari prima donna lo era diventato, ma perché era convinto che la polemica stimolasse le persone comunque ad andare avanti, a cercare soluzioni nuove. Ed è una delle costanti della vita di Enzo Ferrari fino alla fine, fino a quando nell'autunno dell'85 decide di costruire una vettura per la Formula Indy, per correre il campionato, la 500 miglia di Indianapolis, il campionato americano, non solo perché l'America gli era sempre interessata anche a livello sportivo oltre che come mercato, ma anche per inserirsi in una diatriba tra la federazione e i costruttori di Formula 1. Penso che Enzo Ferrari oggi non si sentirebbe assolutamente scoraggiato dai risultati che magari stanno un po' mancando in questa stagione. Ferrari ha vinto tantissimo, ma ci sono state stagioni nelle quali la vittoria semplicemente non arrivava. Tanto per fare un esempio, dal titolo mondiale di Surtees nel 64 a quello di Lauda sono passati 11 anni senza un titolo mondiale e con poche vittorie in mezzo. Io penso che direbbe quello che dice: arriva bene, testa bassa, continuare a lavorare. Penso che non ci sia nulla di nuovo sotto il sole, le stagioni buone ci sono sempre, arrivano e i momenti buoni torneranno. In questo momento si sta lavorando, ma il lavoro paga, e se c'è una delle lezioni di Ferrari che rimangono attuali oggi è che il lavoro paga. L'obiettivo, diciamo, che mi sono prefisso quando ancora facevo le ricerche per Ferrari Rex era di raccontare l'uomo, andando oltre le poche cose conosciute, andando, come si suol dire, al di là del mito, ma cercando di raccontare la personalità di Enzo Ferrari, tanto che fosse a livello familiare, quanto aziendale, quanto con i propri piloti. E io penso che se c'è un segreto in Ferrari Rex è la ricerca. La ricerca portata avanti per 8 anni, che mi ha portato a consultare archivi pubblici, archivi privati, parlare con tantissime delle persone della cerchia intima di Ferrari, ancora vive oggi, e mi ha portato a consumarmi gli occhi nelle biblioteche andando a leggere microfilm degli anni 20 e degli anni 30. Quindi direi che è un grosso lavoro di ricerca, fatto chiaramente con affetto per Enzo Ferrari, cercando di essere critico, ma in maniera senz'altro positiva e costruttiva. Il mio Ferrari, il Ferrari che esce da Ferrari Rex, secondo me è un uomo senz'altro ancora più complesso di come è stato raccontato fino ad oggi, ma anche un uomo migliore, un uomo molto più anche interessante da vedere, di quanto banalmente non si pensi.